La giornata tipo è semplicemente una colazione che può essere salata o addirittura la possiamo saltare. Molte volte, ad esempio, bevo soltanto un caffè amaro. E mentre per i pasti principali scelgo solitamente un secondo con contorno, quindi può essere ad esempio un po' di carne con delle verdure crude e cotte, sempre condite con abbondante olio extravergine di oliva, oppure cotte ad esempio nel ghee o nell'olio di cocco, che sono dei grassi molto buoni. Alla cena la stessa cosa, quindi sempre un secondo con contorno, e si può ovviamente variare e cucinare nella modalità che più ci piace, quindi anche del pesce, soprattutto le uova mi piacciono molto e ne consumo anche abbastanza. E per le colazioni si può scegliere appunto anche una colazione salata, quindi il classico uova e pancetta per chi lo ama, ma anche con avocado o comunque sia dei frutti rossi che comunque hanno una quota di carboidrati abbastanza contenuta. Quindi praticamente questa è una dieta dove non soffri la fame, dove si mangia. Esattamente, possiamo mangiare, ma a un certo punto non c'è più quella sensazione di desiderio di cibo continuo, quindi anche la perdita di peso è quasi un calo fisiologico e un effetto collaterale molto piacevole.